Perché hai deciso di fare il corso? Allora, io ho fatto vari corsi, diciamo che io sono 11 anni che sono in questo campo, in questo mestiere bellissimo che io adoro. E sono sempre in cerca di conoscere sempre di più. Quindi vado sempre in cerca di conoscere persone anche come te, preparate, che sono soprattutto sincere, che hanno voglia di trasmettere il mestiere nel modo giusto e non solo quattro chiacchiere, mi paghi il corso e chi si è visto si è visto. Io torno a casa e non ci ho capito niente. Questo mi è Esatto. successo proprio nei primi anni, nei primi trascorsi, ma questo purtroppo dipende anche dalla nostra inesperienza, no? All'inizio, perché uno non sa, fa un percorso all'inizio più o meno, prende. Quando poi ti rendi conto di com'è la storia, inizi a dire aspetta un attimo, io non ci sto capendo niente. Quindi cominci a vedere, a fare un giro un po', a vedere chi è preparato, chi veramente vuole insegnare un percorso seriamente a qualcuno e non solo vendere dei prodotti o che ne so io, no? E quindi niente, mi sono imbattuta in questo periodo, mi sono imbattuta in te. Ho visto, ti ho dato fiducia, ho visto che sei una ragazza molto preparata, che avevi voglia proprio di aiutare quelli come te a inserirsi in questo, diciamo, questo lavoro, di continuare in maniera davvero professionale, non tanto per fare casereccio, no? Blando, superficiale. Esatto, E esatto. quindi niente, ho voluto provare, perché comunque io poi provando, uno poi si rende conto, va avanti, è E vero, mi quindi sono in trovata. realtà tu sei già estetista. No, non sono estetista, Ah, io ok. ho solo fatto i corsi per onicotecnica. Perché a me il mondo estetico in generale non mi attira, a me mi attira proprio il mondo delle unghie, io per le unghie farei di tutto, perché è proprio una passione sfrenata. E quindi E hai seguito quindi anche altri corsi e rispetto agli altri corsi che avevi fatto, hai trovato delle differenze sostanziali? sì, tanto, tanto, perché proprio Cioè in che erano, cosa? guarda, no? Ti dicono, allora tu devi fare, ti mostrano cosa devi fare, ti fanno vedere cosa devi fare, no? Ti prende la modella, si siede, dice allora tu devi fare questo, 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 però non ti spiega l'unghia, che problemi può avere l'unghia, non ti spiega bene come la devi pulire, perché io per esempio all'inizio, per molti anni, ho avuto problemi di sollevamenti e non ci ho mai capito un tubo perché. Io poi ho sempre chiesto, no, alle master perché questo, perché devi pulire bene, ma la devi pulire bene, ma la devi pulire bene, ma come cavolo la devo pulire bene? Ma spiegami preciso come la devo pulire bene, no? Perché io comunque penso di pulirla bene, però se tu non mi spieghi nel particolare, nel preciso, nello specifico, allora io cosa faccio? Per tanti anni ho avuto questo problema. Poi a un certo punto poi interviene anche un po' di esperienza personale, perché dopo tanti anni che uno lavora, fai questo, fai quello, uno va, però non deve essere così che io devo andare con la mia testa, che devo capire cosa devo fare. È un lavoro tecnico che tu devi spiegare preciso come io lo devo fare. Tecnicamente me lo devi spiegare. Era sempre molto confuso quello che ti spiegano. Era sempre tu devi fare la bombatura, questo, poi devi limare. Anche la limatura non ti spiegavano manco come doveva essere limata. Allora io devo andare sempre per conto mio, come la devo limare quest'unghia? E se la limo così, e se la limo cos'ha? Veniva sempre un pessimo, non ero mai soddisfatta di quello che usciva fuori, no? E quindi sono andata sempre a ricercare dei corsi. Vedevo che comunque erano sempre le stesse cose, sempre le stesse tiritere, cioè poi alla fine compra, ti mettevano gli sconti sui prodotti, compra i prodotti. Addirittura ho fatto un corso sull'Agrigel, diciamo che l'ultimo corso che ho fatto in presenza, perché poi ho iniziato in video, in Agrigel, perché questo l'Agrigel mi interessava tantissimo, ero molto, infatti io adoro lavorare l'Agrigel, perché ho capito che era un prodotto per me molto comodo, però io ho dovuto far fatica, perché quando mi è stato spiegato, addirittura mi è stato spiegato molto blando, ma addirittura poi facevo delle domande
Non mi neanche rispondevano in modo, guarda, mi sono trovata malissimo, erano, ti devo dire, anche antipatiche, no? Sì. Cioè, si noiavano proprio a darti spiegazioni più di tanto, no? Fallo così, che così deve essere, fallo cosa, ma sempre in maniera molto relativa, sì. Che io non capivo, mi vergognavo anche a dire, scusami, ma io non ho capito. Cioè, capisci? A sto livello. Quindi mi sono trovata malissimo, malissimo, malissimo. Io da quando, diciamo, ho ricercato dei corsi, devo dirti la verità, questa la puoi anche tagliare se vuoi, eh? Ho trovato te e un'altra ragazza splendida, che finalmente io con voi due riesco a... Veramente mi si è aperto il mondo, veramente mi si è aperto il mondo. Con te anche tanto, perché comunque tu sei molto precisa, vai proprio a spiegare qualunque cosa, qualunque, qualunque. E quindi io proprio, quando tu parlavi, che ci spiegavi, no, durante, io dicevo, ah sì, ma vedi, ma io ci avevo pensato che quella cosa potesse essere. Cioè io parlavo con te, anche se tu non lo sapevi, no, perché proprio... cioè, mi dicevi queste cose e io dicevo, ma guarda un po', ma vedi, cioè, ti si apre proprio come se quando tu sul computer, no, apri la pagina ti esce tutto. Esatto. Quindi in testa comincia ad aprirti tutto, perché comunque l'esperienza un po' ce l'hai, quindi basta un input giusto, sì. Si apre tutta una pagina, no? Sì. Quindi poi con la pratica, uno mettendo in pratica dici, ma vedi che adesso viene un buon lavoro? Sì. E allora poi proprio mi sono resa conto che sono cresciuta, proprio anche cioè proprio soprattutto con il tuo corso, sono proprio cresciuta ultimamente, proprio mi vedo, i miei lavori, le mie foto, se rivedo le foto di prima e poi le foto di dopo, anche se fanno schifo le foto, proprio come le faccio, perché ancora non ci riesco, proprio no, lì sono proprio negata, quindi ancora faccio fatica, però si vede, io me ne accorgo, l'occhio mio stesso se ne accorge di quelle che facevo prima con quelle che faccio adesso, e anche vedo che la gente, proprio i clienti o altre persone mi fanno i complimenti, ma che bravo, ma che non bravo, anche il fatto dei particolari, di come lavoro nella precisione, nel lavoro pulito, mi dicono proprio, guarda, mi piace tanto che tu fai il lavoro pulito. Invece è cosa che non trovano in altre mie colleghe, no? Dice il lavoro pulito non è così pulito, mi piace tanto il lavoro pulito. Questa è già una cosa per me grandissima, perché io proprio adoro le cose pulite, precise, fatte per bene. Io poi sono di mio, no? Molto precisa. E quindi mi piace le cose precise. Dimmi. E poi ti dico anche la verità, nel senso è giusto anche provare... anche proprio altri insegnanti, proprio per avere diciamo, sì, una veduta proprio a 360 sì, gradi, sì, perché ognuno poi la vive a modo suo, la spiega anche a modo suo, in realtà sì, puoi raccogliere da ognuno tante cose. Da ognuno, certo, esatto, infatti, e poi crearne proprio una tutta tua, certo, quindi veramente in realtà è importantissimo proprio anche cambiare, anche pensare ad altre persone che spiegano anche diversi argomenti o anche lo stesso argomento raccontato da più persone visto diverse. Visto dalla tua parte o visto dalla parte esatto, di un'altra. Esatto. Vedi dalla tua e no? E te lo esatto, fai anche tu. Io ad esempio ho fatto almeno 4 corsi di manicure, solo manicure l'ho fatto con diverse persone, quindi proprio... Io ne ho fatto 3, però non mi sono state 3 esatto, in presenza, parlo in presenza, ne ho fatte almeno 3 perché lì tutti mi dicevano l'importanza della base, perché sì, il lavoro è la base, no? Dopo, che ne so, i disegni, le altre cose, sono tutte cose che vengono esatto, dopo, però sai fare la base, la tecnica, la pulizia, la bombatura, la limatura, quelle esatto, cose lì sono importanti, no? Adesso non mi viene la parola, vabbè, non mi viene. Sì, 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 sì. Comunque viene il lavoro proprio tecnico dell'unghia, per proprio far vedere bella, no? Armoniosa un'unghia, esatto, non finta, caricata, grossa, storta, tutta così, no? Quello è importante, che poi il esatto, disegno, tutte le altre cose vengono dopo, ecco. Allora, ecco, se per te non è stato difficile comprendere tutte le cose che spiegavo, se sono state no, cose abbastanza semplici,
Sì, anche questo mi è piaciuto tanto, proprio perché erano semplici, proprio tu hai un modo di spiegare molto, molto semplice, anche perché io non lo so le altre, però da parte mia non ti sono arrivate proprio domande, proprio perché, sì, perché, cioè, o se te ne ho fatta proprio una al massimo, proprio perché erano molto semplici, cioè il modo tuo di spiegare è molto semplice, molto pulito, molto che arriva. E poi diciamo che se una persona magari all'inizio può essere che dopo uno fa tante domande, no? Ma io come te posso fare questo? Ma tu hai detto così come... Però magari da parte mia, avendo un pochino di esperienza, io ci arrivo subito magari a quello che tu stai spiegando, perché sto capendo di cosa stai parlando, no? Esatto. E quindi tu, dicendolo tu in maniera molto semplice, molto... diciamo a parole nostre, no? Come uno può parlare, non così tecnica da essere difficile. Allora io ci ho capito subito, cioè ci sono arrivata, mi è piaciuto molto il modo in cui tu l'hai spiegato. E l'ultimissima domanda è se lo consiglieresti a dei tuoi Assolutamente. collaboratori, amici. Assolutamente, invece mi pare proprio una domanda ovvia. No, no, assolutamente sì. Perché proprio è un corso ricchissimo, ricchissimo di argomenti, ricchissimo di risposte a tutte le domande che noi possiamo porci, a tutte le domande che uno può ricercare in questo lavoro, che magari non è mai stata esaustiva, esaustata, non so come si dice il termine, non è mai stata, non lo so, dalle altre, no? Non è mai stata pienamente soddisfatta da quello che gli hanno detto le altre, invece da te io, cioè, sono proprio tranquilla. Si capisce tutto, è molto semplice, quindi possono tranquillamente fare i corsi anche quelli che iniziano, perché possono capirlo, insomma, tutti, tutti, anche chi Allora, comincia da un'altra domanda ancora zero. che avevo saltato è secondo te quali sono i punti di forza di questo corso? Cioè, se ha dei punti di forza validi, non so, del... Punti di forza, a me pare tutto un punto di forza, perché tu ogni argomento lo prendi dalla A alla Z, quindi cioè, non c'è un punto di forza e un punto non di forza, cioè, sono tutti, capito? Tu lo prendi dalla A e te lo spieghi dalla A alla Z, quindi a me piace conoscere tutto quello che tu hai detto dall'inizio alla fine, l'hai detto in maniera proprio completa, quindi sono tutti fatti bene, servono tutti, non c'è uno che serve meno, uno che serve di più, servono per me, a mio parere vanno bene tutti i punti di forza sono, quindi va bene così, non ho problemi assolutamente, sei stata anche veloce nelle risposte, se qualche volta ti ho chiamata per chiederti qualcosa, mi hai risposto subito, sei disponibile. Questa è anche una grossa cosa, no? Io, per esempio, vedo negli altri corsi sempre, non c'era la disponibilità. Lì per lì nel corso, sì, ma se hai bisogno mi chiami. Poi la chiamavi, non ti rispondeva manco. Quindi io a chi mi riferivo? A chi chiedevo? Se avevo dei dubbi, io avevo pagato magari 200-300 euro un corso che non mi aveva lasciato niente, non potevo neanche chiedere dopo perché non ti pensavano proprio. E quindi capivi che era solo un fatto di soldi e niente, non ti lasciava niente alla fine, no? Allora poi, ecco, con te ho capito che ci sono delle belle persone che veramente lavorano con cuore, con passione. E quindi mi fa piacere perché comunque anche avere un punto di riferimento, no? Per dire, senti, Esatto. Angelica, ma io per esempio ho questo problema, tu che ne dici? Uno mi risponde subito, non fa la preziosa, non fa quella che se la tira, no? Perché? Perché ci tiene al lavoro, ci tiene a seguire qualcuno nelle cose, cioè tu quando l'hai fatto, ci hai messo del tuo tempo, quindi io che ti chiedo, è anche giusto che tu mi devi, no? E quindi questa cosa qui è una collaborazione. E va. Benissimo, allora io ti Ok. Abbiamo ringrazio finito? tantissimo.
Sì, abbiamo finito, è stata più lunga del previsto stato bello. tra globo, video, insomma, tutto il Ah, resto, vabbè, però tranquillo. ce l'abbiamo fatta. Quando siamo in diretta così succedono le cose, no? Esatto, Purtroppo. esatto. Va bene, dai. Quindi, niente, io ti ringrazio tantissimo per questa intervista, ci servirà veramente tanto. E, Contenta se ti serve. io comunque ho registrato, comunque ti avverto che potrebbe essere pubblicata sul sito o insomma da qualsiasi altra Così parte. io vedo un po'. Esatto, e Ecco. qualora pubblichiamo da qualche parte, io ti invierò il Sì. link e ti faccio vedere Ok. insomma dove Grazie. lo Spero metteremo. che sia andata bene, spero di non aver fatto figure, brutte No, ma figure. figuriamoci, Non lo so. tanto verrà tutto tagliato, tutte le cose verranno scalzate a pezzettini, Va quindi. bene. Va bene. Io se Grazie posso essere mille. utile, sono contenta. Va Grazie, per qualsiasi cosa bene? tu comunque mi puoi sempre scrivere, tanto io su Telegram ci sono sempre, rispondo e.